Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Fatemi fare un attimo lo youtuber medio. In questi giorni mi avete contattato in tantissimi, mi avete scritto in privato, su YouTube, su tutti i social, mi avete intasato tutte le chat per chiedermi: Peppe, fai la reaction al trailer di The Acolyte di Star Wars. Allora ho riunito tutto il mio staff, tutti i miei collaboratori che collaborano a questo canale. Ho detto: raga, cosa facciamo? Facciamo sta reaction. Poi abbiamo fatto una sorta di votazione e tutti insieme abbiamo deciso di farla. Quindi eccomi qui, in realtà mi ha scritto una persona, ciao Fabio, con il trailer di Acolyte di Star Wars. Un trailer che è uscito il 4 di maggio in occasione dello Star Wars Day e so di essere in stra ritardo sia per quanto riguarda YouTube che tutto il resto del mondo. Quindi non mi aspetto che questo video diventi virale, assolutamente. Quindi raga, non perdiamo altro tempo, spero che YouTube non mi butti giù il video, andiamo a guardarlo insieme. Versione italiana. Hanno ucciso un Jedi. E già lo sappiamo. Mandalorian, Andor, Ahsoka, ok. I Jedi giustificano il loro dominio galattico in nome della pace. Ma quella pace è una menzogna. Ecco mai. Fantastica. È una caccia ai Jedi. Era una mia allieva. Ah, Sol. È stata io. Lasciami il compito di arrestarla. Bellissimo. Questa è solo una piccola parte di un piano più ampio. Verna, grande Verna. Un mutamento che sposterà gli equilibri. 5 giugno, raga. È ora di affrontare il passato. Ambientazioni fantastiche, comunque. Il destino non è deciso al posto tuo da un'anonima forza. Se vuoi tirare il filo e cambiare tutto, tiralo. Oh! Ce lo fai vedere, sì. Oh, è strano. Che cosa sei? Bellissimo. Finisce qui? E immagino proprio di sì. Ok, raga. Allora, voi sicuramente appunto l'avete visto, molti di voi che saranno su questo video. Anzitutto volevo parlare del lato tecnico. Il trailer mi è piaciuto, il lato tecnico secondo me è ottimo. Le ambientazioni sono stupende, avevo letto da qualche parte che non verrà utilizzata la tecnologia Volume, o non ricordo qual è il nome proprio tecnico, comunque Volume, quella utilizzata per esempio in The Mandalorian, cioè la tecnologia che va a simulare le ambientazioni tramite degli schermi, gli schermi enormi, ma non verrà utilizzata così come in Andor, quindi ottimo, secondo me, dal mio punto di vista, quando ci sono delle ambientazioni così belle, ottimo che sia così. Poi volevo soffermarmi su un paio di cose che avevo notato. Innanzitutto parte con Mae, che magari è ignoranza mia, qui ovviamente abbiamo la sua Padawan, di cui non ricordo il nome, raga. La Padawan di Sol, e Mae è stata quindi addestrata, era una Padawan di Sol, la nostra protagonista, no? La ragazza con le treccine, lei per intenderci. Quindi in qualche modo, per qualcosa che deve essere successo, deve aver abbandonato l'ordine dei Jedi. Oppure deve essere stata cacciata dall'ordine dei Jedi. Poi è tutto molto strano perché ricordiamo che è ambientato, se non mi sbaglio, di Acolyte all'incirca 100 anni prima della minaccia fantasma, ed è un periodo in cui i Jedi non dovrebbero essere cacciati, braccati in questo modo. Poi correggetevi, ci saranno lì a guardare questo video, probabilmente ci saranno degli espertoni, Fabio prima di tutto, che magari mi correggeranno su tante cose.
Però dovrebbe essere un periodo appunto in cui i Jedi non vengono braccati in questo modo, quindi ci deve essere qualche avvenimento, qualcosa che fa sì che vengano uccisi addirittura alcuni Jedi. Ecco, qui vediamo, è una mia allieva. E quindi probabilmente Saul dovrà andare a scoprire appunto qual è la ragione per cui molti Jedi vengono cacciati, braccati e uccisi. Qui vediamo sempre Vernesta, raga, che è uno spettacolo di personaggio e spero che venga approfondita bene, la ragazza verde per intenderci. E ha la particolarità di avere una spada laser, lei, di colore viola come quella di Mace Windu, che può essere usata tipo una frusta, praticamente malleabile, fighissima. Quindi me lo auguro, mi auguro anche che facciano una doll di Vernesta, perché potrebbe essere fighissima. Guardate intanto qui ancora le ambientazioni che sono fantastiche. 5 giugno, eccolo, è arrivato, raga. Quindi manca poco. Secondo me non è una serie, vi dico, per alcune cose mi fa storcere un po' il naso. Non è che l'aspetti come ad esempio un The Mandalorian. Però ha sempre, ha la mia attenzione, suscita la mia curiosità e vediamo, vediamo come sarà. Quello che mi attiva di più ovviamente è il lato oscuro. E qui, raga, c'è... Guardate che figo lui, cioè che figo, oddio, dipende. C'ha un design un po' particolare, non si capisce se sarà un Sith o un semplice portatore della forza oscura. E ha quest'elmo che mi ricorda vagamente, vagamente quello di Kylo Ren, però forse sto dicendo una cavolata, però c'ha, come vedete, una specie di dentatura, tipo che va da parte a parte. E questa, chissà se questa è una visiera, insomma. Comunque, lui mi affascina un sacco, ovviamente. Come... Aspettate se magari riesco a beccare il frame giusto. No. Comunque, ecco, sono curiosissimo di vedere, di sapere chi sarà. Lui dice che cosa sei. Fantastico. Quindi raga, detto questo, io vi invito come sempre a farmi sapere se magari mi è sfuggito qualcosa, ditemelo qui sotto nei commenti. A me il trailer è piaciuto abbastanza, mi ha messo un po' più di curiosità rispetto a prima, anche se vi ripeto, non è una serie che mi fa urlare al miracolo, oddio, non vedo l'ora che arrivi giugno, il 5. Però ecco, sono molto curioso, spero che abbiano fatto un bel lavoro, su questo veramente ho pochi dubbi. I miei dubbi sono sempre sulla scelta dei personaggi, perché non voglio entrare in merito di tante cose, ma Disney ultimamente è un po' così. Quindi alcune scelte mi fanno un po' storcere un po' il naso, però magari verrò smentito. Quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se avete colto qualcosa che io non ho colto, appunto. E niente, ragà, come al solito ci vediamo a un prossimo contenuto e poi ovviamente a giugno con Acolyte. Ciao ragà, a presto.